Ciò che noi conosciamo di noi stessi non è che una parte, forse una piccolissima parte di quello che noi siamo. Sono parole di Luigi Pirandello, grande protagonista del Novecento italiano, che è partito dalla Sicilia, grazie alle sue opere è arrivato in tutto il mondo. Oggi ci occuperemo della sua vita. Luigi Pirandello nasce nel 1867 a Girgenti, l'attuale Agrigento, e muore nel 1936 a Roma. Luigi Pirandello compie studi liceali a Palermo e nel 1886, sempre a Palermo, si iscrive all'università. Nel 1887 si trasferisce a Roma e si iscrive alla facoltà di lettere. Nel 1889 appare a Palermo il suo primo libro, dal titolo Malgiocondo, una raccolta di versi. Seguendo il consiglio del filologo romanzo Ernesto Monaci, Pirandello continua i suoi studi in Germania, all'Università di Bonn, e nel 1891 si laurea in filologia romanza con una tesi sul dialetto di Agrigento. A Bonn, Pirandello entra in contatto con la cultura tedesca e gli scrittori romantici. Conosce una ragazza tedesca, Jenny Schulz-Lander, con la quale intrattiene una relazione amorosa abbastanza difficile e complessa. A lei dedica la sua seconda raccolta di versi, Pasqua di Gea, pubblicata nel 1891. A questo punto della sua vita, nel 1892, Pirandello decide di tornare a Roma e di dedicarsi alla produzione in prosa. Conosce Hugo Fleres, con cui stringe una forte e profonda amicizia, e grazie al quale entra in contatto con Luigi Capuana, uomo che sarà per lui molto prezioso, sia come guida che come sostenitore del suo lavoro. Nel 1893 Pirandello scrive il suo primo romanzo, L'esclusa, che viene pubblicato nel 1901. Nel 1894 sposa a Girgenti la benestante Maria Antonietta Portulano. Si tratta però di un tradizionale matrimonio combinato dalle famiglie. La loro unione è inizialmente serena e i due hanno tre figli, Stefano, Rosalia detta Lietta e Fausto. Pirandello però si sente lontano dalla moglie e questo complica il suo equilibrio mentale, provocandogli turbamenti e inquietudini. Nello stesso anno scrive la sua prima raccolta di novelle, Amori senza amore. Sempre molto attivo e dedito alla sua passione per la scrittura, Pirandello inizia un'intensa collaborazione con diverse riviste e pubblica saggi e novelle anche sul Marzocco, a cui prima di lui avevano collaborato anche D'Annunzio, che aveva scelto il titolo della rivista, e Pascoli. A questo periodo risalgono anche i primi lavori teatrali, che non sono però ancora pronti per andare in scena. Nel 1897 gli viene assegnata una supplenza come professore universitario per la cattedra di lingua italiana nell'Istituto Superiore di Magistero di Roma. Tra la fine del 1897 e la metà del 1898, insieme all'amico Fleres, Pirandello fonda un settimanale letterario, Ariel, che proponeva una letteratura nuova, molto più razionale e rigida rispetto all'estetismo dell'epoca. Dopo qualche anno, intorno al 1903, la famiglia di Pirandello subisce una grave perdita patrimoniale e lo scrittore ne risente sia a livello economico che privato. La moglie Antonietta, fortemente turbata dall'evento, viene colpita da una forma molto grave di paranoia. Le difficoltà economiche portano Pirandello a intensificare il suo lavoro, sia con lezioni private, sia con la stesura di opere per le riviste. Contemporaneamente scrive moltissime novelle e diversi romanzi, fra cui il più famoso, Il fu Mattia Pascal, esce sulla rivista Nuova Antologia nel 1904. Il successo ottenuto gli dà la possibilità di iniziare una collaborazione con la casa editrice Treves di Milano. Nel 1908, due volumi di saggi, Arte e Scienza e L'umorismo, gli permettono di ricevere l'incarico di professore universitario di lingua italiana, stilistica e precettistica all'Istituto di Magistero. Proseguono i tentativi teatrali, ma Pirandello predilige ancora le novelle, che dal 1911 vengono pubblicate sul Corriere della Sera. Inizia a scrivere anche soggetti per il cinema e questa esperienza gli ispira un romanzo che parla proprio di cinema. Si gira, del 1914. Il 1915 è un anno molto importante per Pirandello. Viene rappresentata la sua prima commedia in tre atti al Teatro Manzoni di Milano, Se non così.
Da questo momento in poi la sua scrittura teatrale si fa sempre più intensa e scrive numerose opere, sia in italiano che in dialetto siciliano. Nel 1916 scrive Pensaci Giacomino e Liolà. Nel 1917, Così è se vi pare, Il berretto a sonagli, Il piacere dell'onestà. Nel 1918, Il gioco delle parti. Sono questi anche gli anni della Prima Guerra Mondiale. Pirandello rimane ai margini della vita politica, ma vive questa condizione con disagio, perché la guerra rappresentava per lui il compimento storico del Risorgimento. I suoi figli vengono chiamati a combattere e il disagio aumenta. Consapevole del fatto che la sua generazione non potesse partecipare attivamente, il nostro autore non accetta che i più giovani combattano al posto suo. La moglie Antonietta si aggrava, anche per la lontananza dei figli. Nel 1919 Pirandello, esortato dai medici, la fa ricoverare in una casa di cura a Roma, dove trascorrerà i suoi successivi 40 anni. Il nostro autore, però, sentirà sempre vicina questa figura inquietante, quasi come un fantasma. Il 1920 è l'anno del capolavoro del teatro di Pirandello, 6 personaggi in cerca d'autore. Dopo una prima deludente rappresentazione, l'opera viene messa in scena a Milano e riscuote un successo straordinario. Inizia per la carriera di Pirandello un momento magico. Dal 1922 comincia a viaggiare in Europa e arriva anche in America, seguendo come un vero e proprio regista le compagnie di attori e, contemporaneamente, continuando a scrivere e ampliando il repertorio con commedie nuove. Sono questi gli anni di Enrico IV e Vestire gli ignudi del 1922, Ciascuno a suo modo del 1924, Questa sera si recita a soggetto del 1930. Il lavoro lo porta a spostarsi continuamente, a essere sempre attivo, ma nelle sue opere continua a riversare le proprie angosce. Pirandello vuole raccogliere e ordinare tutte le sue opere. Le opere teatrali vengono raccolte nei volumi Maschere nude e le novelle nei volumi Novelle per un anno. Il primo volume di Maschere nude esce nel 1918, il primo di Novelle per un anno nel 1922. Nel 1924 Pirandello aderisce al fascismo e nel 1925 si trasferisce a Roma, dove, grazie anche all'appoggio di Mussolini, inaugura il Teatro d'Arte. Il Teatro d'Arte di Pirandello si appoggia alla struttura del Teatro Odescalchi di Roma ed è una vera e propria compagnia che si impegna con un progetto preciso. La prima rappresentazione è la Sagra del Signore della Nave, un atto unico. Proprio nel 1925 viene scritturata la giovane attrice Marta Abba, a cui Pirandello si lega. L'attività del teatro d'arte si interrompe nel 1928. Il 1925 è anche l'anno della pubblicazione a puntate sulla rivista Fiera Letteraria di uno dei romanzi più noti di Pirandello, Uno Nessuno 100.000. La vita dell'autore prosegue fra impegni lavorativi e incessanti attività di scrittura. Nel 1929 viene chiamato a far parte dell'Accademia d'Italia, dove nel 1934 presiede un convegno sul teatro drammatico. Nello stesso anno riceve il premio Nobel per la letteratura. L'ultima opera teatrale, I giganti della montagna, non viene portata a compimento. 2 anni dopo, nel 1936, Pirandello muore a Roma malato di polmonite, dopo aver concluso gli ultimi 2 volumi delle Novelle per un anno. Capiamo ora perché è così nota la citazione pirandelliana «La vita o si vive o si scrive. Io non l'ho mai vissuta, se non scrivendola». Pirandello è stato sempre in fuga da se stesso, dalla sua terra, dalle sue origini e dalla società, ma non ha avuto difficoltà a esprimersi in una produzione letteraria vastissima che lo ha ricoperto di fama.